Ciao a tutti amici di Padel Test by Roberto Gardi, siamo a presentarvi una nuova recensione, nuovo brand Free Fish e come dice appunto sulla racchetta, design italiano, spirito argentino. Siamo con questo esemplare che si chiama Shark che diciamoci dall'azienda con un range di peso 3,60-3,75, poi lo verifichiamo sulla bilancia. Piatti praticamente, e vedete, un po' sabbiati, non tantissimo, però un po' sabbiati. Forma a diamante, il bilanciamento di questa racchetta è 26,2-26,3, quindi un medio tendente all'alto. E là, i piatti sono in carbonio come il tubolare, 12K e un EPA Black montata. Vedremo poi quanta densità avrà questa racchetta per fornirvi esattamente la tipologia di impatto con i parametri che noi stiamo mettendo ora su ogni video, che va da 1 a 10 e che c'è praticamente una tabella dove grafica, dove naturalmente composta dal nostro videoproduttore Alessandro Pompeo dietro la telecamera, che praticamente vi dirà esattamente la tipologia di impatto del mezzo. Andiamo a pesarla e andiamo a vedere che cosa succede con la Shark Free Fish. Ma prima vi ricordo, iscrivetevi al canale YouTube, perché per voi un piccolo click per noi molto molto importante, e già di questo ve ne ringraziamo totalmente. E i canali, il canale Telegram Padel Test by Roberto Gardi, iscrivetevi anche al canale WhatsApp Padel Test by Roberto Gardi, su Instagram ci trovate come Padel Test Roberto Gardi. Se volete appunto poi la recensione nel vostro club, nel numero in sovraimpressione 347-620-7531, mi contattate e verremo nel vostro club a girare naturalmente tutte le recensioni che voi volete, ok? Chiaramente vi dovete prenotare perché già ci sono tante prenotazioni. Oggi siamo in una struttura bellissima nel centro di Roma, a pochi metri da Piazza del Popolo, Valle Giulia, quattro campi anche intorno del verde, molto molto bello. Se scendete, che ne so, da Corso Francia o dal Lungotevere 200 metri via Flaminia, ci siete. Da Piazza del Popolo 500 metri a piedi e venite a giocare a padel a SD Valle Giulia, quindi un posto che vi consigliamo fortemente. Andiamo a vedere come si comporta la Shark, vai! Allora, questo esemplare pesa 364 grammi, un bilanciamento a 26,2-26,3, e leggermente un pochino medio tendente all'alto. E andiamo a vedere la Shark Free Fish come si comporta in campo. Naturalmente ragazzi, io non sto più menzionando la nostra acqua di cocco, ma ricordate che è sempre prodotto eccezionale, naturale al 100%, per cui ce l'ho però dietro la schiena, eccolo qua. Andiamo a vedere in campo che cosa succede. Allora, quando vado a fare le volée con la Shark Free Fish, riescono delle buone volée, dei buoni tagli. E è abbastanza performante, direi, anche la potenza ne esce abbastanza. Non è una potenza elevata, non merita il mio tanta roba naturalmente, però ha una buona potenza, anche una buona manovrabilità, anche quando vado a fare una palla di tocco tagliata è anche uscita fuori dall'entrata, quindi del campo, non è male sul rovescio. Devo dire che già mi fa esprimere comunque da questi primi tocchi una tipologia di impatto che sarò più preciso nel prossimo passaggio, un pochino dura, quindi si attesta più o meno come durezza tra il 6,5 e il 7, sarò più preciso fra pochissimo. Ok, andiamo a vedere i colpi dall'alto. Allora, quando vado a fare i colpi alti con la Shark Free Fish, mi fa sapere buoni tagli, una buona anche potenza, però devo dire già da subito che vado a rilevare un po' il peso quando vado ad armare la racchetta in alto, la sento anche un pochino sul braccio, devo essere onesto con voi, lo sono sempre come sapete, quindi un pochino quando vado ad armare alto probabilmente mi faciliterà nello smash, che il suo punto dolce è centro alto,
quindi penso sullo smash mi darà qualcosa in più, ma lo vedremo dopo. Tipologia di impatto ve lo vado a certificare, è un impatto duro, ok? Sentite il suono, 6,5 è quello che io sto rilevando come dato per voi importante dalla tipologia di impatto, e potete partire per poter trovare il feeling con la vostra eventuale nuova pala, ok? Per come siete abituati. Io le classificherò mano a mano che faccio le recensioni tutte quante, così voi saprete come indirizzarvi, ok? Andiamo a vedere le altre sequenze. Allora, colpi basici mi convince la racchetta, che quando prendo la palla bene, diciamo in zona abbastanza centrale, mi fa esprimere buona potenza, mi fa giocare molto bene. E quando vado ad accompagnare i tagli e vado a giocare una chiquita pure mi convince abbastanza. E i pallonetti non proprio, i pallonetti devo mettere un pochino più di braccio, ok? Quindi non mi dà un'uscita di palla neutra sul pallonetto, è un'uscita di palla un pochino più forzata, devo mettere un pochino più di braccio. Comunque complessivamente nei colpi basici un buon voto anche per lei, quindi non è male. Finora tra i colpi alti e le volée, il colpo basico in questo momento è quello che mi spicca un po' di più. Quando sto sotto pressione, nell'uscita di parete bassa, stesso discorso, se la prendo un pochino più centrata riesco a giocare una buona palla, il tocco me lo dà abbastanza bene e posso giocare molto bene la chiquita. Il pallonetto secondo me devo mettere ancora un pochino più di braccio per questa palla, ma questo succede e accade su tutte le racchette che vanno già verso la strada dell'impatto più duro. Quindi lei sta andando come classificazione un 6,5 dato di durezza, quindi va verso quella tipologia di racchetta un pochino più dura. E comunque l'uscita di parete di bassa non è che mi fa giocare in maniera negativa, ci mancherebbe, è abbastanza buona, rientra abbastanza nella norma delle racchette a diamante che hanno bisogno più di braccio per poter manovrare quando vado a difendere. Come le pale, diciamo, disegnate un pochino per giocare più aggressivi, più di attacco, quando vado a fare l'uscita di parete alta mi dà qualcosa in più. Una buona, ottima potenza, buoni tagli, abbastanza performante direi dall'uscita di parete alta. Allora, dal remate mi aspettavo un po' di più dalla Shark. Praticamente non che abbia, ecco, potenza ce ne ha, però effettivamente il punto di impatto lo immaginavo un pochino migliore, quindi praticamente un pochino leggermente più ampio. Se poco poco mi si sposta il punto di impatto, cioè tiro fuori una buona potenza, ma non lo so perché la sentivo sul braccio anche con un bilanciamento alto, ho detto questa mi fa fare dei buoni per tre, qualcuno forse ne è uscito, però non poi così tanto. Andiamo al commento finale per la Shark Free Fish. Ragazzi, una racchetta, come dicevo, diamante, un pochino più difficile per la manovra da fondo campo, quindi adatta a giocatori avanzati, esperti. Un buon prezzo rispetto alla qualità, questo ci tengo a precisarlo. I tagli li prende abbastanza bene, il punto dolce non è così ampissimo, però più ampio di tanti altri prodotti e di altri brand. Nel complesso una racchetta che si merita, una pala che si merita comunque una buona considerazione da parte mia, e quindi vi consiglio anche il prodotto come possibile acquisto per chi gioca in un lato sinistro, quindi chi gioca un pochino più di attacco, più dinamico, ci mette un pochino più di braccio. Eravamo a Valle Giulia, Federico Casanova l'abbiamo salutato prima, no, vedi, innamorato, Pompeo è innamorato di Federico Casanova, che poi fra poco anche sui profili Instagram lo potete trovare con Federico Casanova, per il momento non vi svelo il cognome. Allora, eravamo a Valle Giulia, quindi nel centro di Roma, bellissima struttura, questa era la Shark Free Fish e noi ci rivediamo alla prossima recensione con Padel Test. Bye, Roberto!